Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Premio. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, mediazione creditizia per le piccole e medie imprese. La motivazione. Per essere un'eccellenza nel settore dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, per sostenere ogni giorno le aziende, sia quelle con patrimonio, sia quelle che iniziano come start-up, grazie ad una squadra di professionisti. Per aver avviato diverse iniziative a sostegno delle imprese segnate dall'emergenza Covid-19, fornendo vari prodotti e ponendosi a garanzia delle piccole e medie imprese. Il premio va a Commerfin. Do il benvenuto, collegato con noi al presidente di Commerfin, Vincenzo Schiavo. Presidente, ben trovato e complimenti. Grazie mille, un onore poter ricevere un riconoscimento così ambizioso e importante, un onore da condividere con tutta la squadra di Comerfin per il lavoro che hanno svolto negli anni e continuano a svolgere negli anni. Comerfin è una struttura tecnica della Confesercenti che rappresenta 350.000 imprese in Italia. Quindi, insomma, il team è stato ancora più fondamentale in questo periodo, anche perché, allora, ci sono diversi aspetti che mi piacerebbe adesso analizzare con lei, a partire proprio dalla motivazione. Intanto, l'eccellenza nel settore dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sappiamo molto bene che cosa significhi in un periodo di Covid-19 ed anche qui è riportato, cioè tutte le imprese che sono state proprio segnate dall'emergenza, senza le quali però il tessuto economico del nostro paese, perde, qualcosa di impensabile. Ecco, è lì che su questo che bisogna lavorare e continuare, ed è per questo, come dicevo poco fa, che il team ha giocato sicuramente un ruolo predominante. Vero, le dice due verità. Una che è quella che il nostro tessuto imprenditoriale in Italia è composto da piccole e medie imprese e nel momento Covid hanno, come dire, avuto una disgrazia che è caduta su tutte le imprese in Italia, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Ovviamente noi di Confesercenti con i nostri mezzi abbiamo fatto l'impossibile e grazie a Comerfin, grazie all'esperienza di validi professionisti che lavorano con la nostra struttura, abbiamo veramente dato una risposta a centinaia, migliaia di imprese in Italia. Abbiamo fatto in modo che quello che era l'opportunità dello Stato centrale con Mediocredito Centrale, a fianco gli abbiamo dato supporto per arrivare lì dove non era possibile ottenere il 100% di garanzia. Comerfin Ecco. è una struttura con 120 accordi con le banche e quindi intermediamo la banca con le nostre imprese. Ecco, quindi proseguire in questo modo, credo che ci sia anche tutto l'aspetto psicologico, no? Dietro al vostro lavoro, di proprio legato al sostegno alle piccole e medie imprese, oltre che poi all'aiuto e al sostegno effettivo. Assolutamente è vero perché ovviamente quando le imprese approcciano alle nostre strutture approcciano perché cercano una speranza. La speranza ovviamente per noi è fondamentale osservare l'andamento dell'impresa, fare in modo che venga presentata alla banca un'impresa che abbia opportunità, speranze di sviluppo. Ovviamente gran parte delle imprese nostre associate li conosciamo, grazie alla nostra rete di Confesercenti abbiamo più di 1.000 uffici su tutto il territorio nazionale che ci consentono di comprendere chi sono i nostri interlocutori e di presentarli come giusto che sia alle banche. Lo stiamo facendo e lo continueremo a fare, grazie, ripeto, ancora alla meravigliosa squadra capitanata dal nostro direttore generale, quindi l'AD che segue la nostra azienda, il dottor Todeo, che è l'animatore di tutto il nostro staff. A lui va il mio grande ringraziamento e a tutti coloro che collaborano con Comerfin. Ottimo, beh, questo è assolutamente necessario. Quindi, per il futuro, insomma, come lo vede il futuro, Presidente? Guardi, non sarà facile, ma è chiaro a noi in Comerfin, in Confesercenti, che
Più di prima dobbiamo seguire le imprese, non dobbiamo lasciare nessuno indietro, dobbiamo fare in modo di trascinare ogni impresa e cercare di tirare fuori da queste sabbie mobili. Abbiamo mezzi, abbiamo conoscenza, abbiamo il know-how, abbiamo quel rispetto nel mondo bancario che ci consente di poter sostenere le imprese. Le imprese ci chiamano e ci stanno vicine perché sanno che noi sempre proviamo a dare a loro una risposta con tutti i nostri mezzi. D'accordo. Allora, io naturalmente rinnovo i complimenti a tutti voi per questo riconoscimento, quindi a Comerfin, complimenti per riconoscimento innovazione e leadership, la categoria di riferimento, e naturalmente ringrazio lei, Presidente, per essere intervenuto con noi. Grazie a Vincenzo Schiavo. Grazie di cuore per questo onore che Grazie. questo oggi ci avete donato, veramente grazie di cuore. Grazie a voi e a presto.